Ora, oggi presentiamo il piano dei 100 giorni. Quest'ASP si è dotata di un piano specifico per abbattere le liste di attesa, recuperando quelle che ancora purtroppo rimangono con lunghissime code dal 2023. Questo piano prevede un utilizzo più appropriato e organizzato delle nostre risorse, che dalle 8 alle 24 tutti i giorni potranno fornire risposta agli utenti, facendo in modo che la nostra attività sia proprio prossima alle persone. Gli utenti che sono già in lista di attesa, specifichiamo che non dovranno richiamare, saranno ricontattati. Abbiamo già iniziato ieri chiamando 185 persone che erano in lista d'attesa urgenti e speriamo che almeno prevediamo che nell'arco dei prossimi 100 giorni, ecco perché abbiamo chiamato il piano dei 100 giorni, saremo nelle condizioni di abbattere le liste di attesa arretrate che costano di circa 15.000 prestazioni fra ricoveri e prestazioni ambulatoriali. Faremo in modo che i nostri medici e i nostri infermieri possano darci una mano insieme al privato e alla medicina convenzionata, perché questo piano dei 100 giorni ha necessità di tutti, gli professionisti della provincia di Messina e naturalmente con l'appoggio dell'assessorato che rifonderà questi, ristorerà i fondi, questi 3 milioni necessari per fare in modo che la gente possa finalmente avere soddisfatto un proprio diritto. Allora, il piano dei 100 giorni che noi oggi abbiamo voluto presentare è un piano che ne prevede l'abbattimento delle liste d'attesa a partire da metà giugno fino alla fine di settembre, primissimi di ottobre. Prevede tutta una serie di interventi che partono prioritariamente dall'abbattimento delle prescrizioni urgenti e brevi, che sono circa un 180, e che ci permetteranno in tempi brevi già di arrivare ai primi di giugno con l'abbattimento intanto di questi che sono, diciamo, di queste prestazioni che richiedono carattere di urgenza. Quelli che sono invece previsti nell'abbattimento verranno cadenzati e risolti positivamente entro il mese di settembre, massimo i primi di ottobre. Noi chiameremo già da adesso gli utenti che hanno fatto richiesta e li invieremo alla prestazione più vicina e più breve.